bauli tornano in piazza. Dopo il flash mob coreografico di ottobre a Milano, 1000 bauli neri riempiranno sabato 17 aprile anche Piazza del Popolo a Roma. Il governo non ci vede, è lo slogan scelto dal movimento che dà voce agli oltre 500.000 tecnici e professionisti degli eventi live fermi da oltre un anno causa Covid. L'industria dello spettacolo dal vivo continua ad essere un fantasma per le istituzioni, denunciano i bauli, che al governo chiedono più aiuti economici e una riforma strutturale del settore. Da Saronno è pronto a partire anche Cristiano Baldo, in arte Ruvido, tour manager del cantante Bugo. Una delle voci principali che noi chiediamo è quella appunto di una definizione che sia più omogenea possibile di tutte le figure dell'inquadramento del mondo dello spettacolo, perché il nostro precariato è particolarmente più sostanzioso rispetto ad altri, appunto perché è eterogeneo. Qualcuno dovrà spiegare perché in uno stadio la gente si può sedere, una seggiola sì, una seggiola no, e sappiamo che il pubblico degli stadi non è particolarmente ligio, diciamo così, a certe cautele. Le uniche categorie che sono rimaste fuori sono i cinema e i teatri, per esempio. Una furtiva lacrima. La protesta dei lavoratori dello spettacolo si allarga alla lirica. Al piccolo Teatro Grassi di Milano, occupato da un mese dal coordinamento lombardo dello spettacolo, tocca ai direttori dei teatri d'opera. Tra interventi dal vivo e in streaming, i lirici discutono di come allargare il pubblico non appena ripartiranno i concerti. Non solo lirici, attori e tecnici, scenografi e costumisti si mobilitano coralmente dopo oltre un anno di fermo per gli eventi dal vivo causa pandemia Covid. Sale vuote e precarietà dei ristori per una platea che l'INPS stimava in oltre 300.000 addetti nel 2019. Una crisi che ha travolto i lavoratori dello spettacolo tanto di città quanto di provincia. Le problematiche sono le medesime nella grande città, nella piccola realtà provinciale. Grandi compagnie e piccole compagnie si sono trovate nella stessa situazione. La differenza è che le grandi compagnie, i grandi teatri, le grandi realtà hanno dei sostegni statali che le piccole compagnie non hanno, e questa è una grande ingiustizia. Sappiamo che non è che noi oggi chiediamo una cosa per domani, chiediamo una cosa per gli anni, per le generazioni future. Perché mia figlia, che vuole fare la scenografa, venga assunta correttamente, possa avere la maternità, che perché anche il lavoratore dello spettacolo possa avere le ferie, le tutele. Noi non abbiamo niente, niente di tutto questo.